Esatto. Per assisterci nell'incontro con Simona abbiamo chiamato non un giornalista, anche se che col nome di Pierluigi Siciliani fa il giornalista Radio Città Futura, ma un cantautore che è già passato di qui, che è Bigi. Perché l'ultima fortunata, bellissima, io l'ho vista, il tournée di Simone Molinari, però aveva questo piccolo problema che iniziava con Pigi e veniva aperta da Pigi. Allora, a tua discolpa, cosa puoi dire, Pigi? Ma è poco, nel senso che davvero sono molto contento di aver fatto queste date insieme a Simona, perché è un artista che non ha bisogno certo di presentazioni, conosciuta moltissimo, ha fatto grandissime cose, quindi tra le sue tante collaborazioni, Gilberto Gil, Peter Sincotti, Ornella Vanoni, Lelli Buttazzi, il brano, non so, mi manca qualcuno, c'è anche Pigi, questa è una sfiga sua, però è una cosa bella per me, e quindi questo mi rende molto felice. Detto ciò, è stata una estate molto divertente, nel senso che anche grazie a lei mi è capitato di frequentare parchi molto importanti, insieme abbiamo fatto tante cose, su tutte Umbria Jazz, ma Pescara Jazz, Verona Jazz, c'era Franco Cerra, insomma, poi lo racconterà lei. Però siccome Enrico mi ha chiesto di fare una specie di introduzione al personaggio Simona Molinari, ma appunto ripeto, non credo che abbia un grande bisogno di presentazioni, però mi piace, visto che appunto siamo colleghi di swing in qualche modo e soprattutto di electro swing, di questo nuovo ritrovato, diciamo, del jazz odierno, cioè una spinta che in effetti in Italia è ancora poco conosciuta e che però in Nord Europa invece gira molto, e quindi il mescolare l'elettronica, le tessiture moderne del computer, dei suoni dell'elettronica al swing, della swing era, insomma, quindi degli anni 30 e 40. Siamo compari di questo movimento, insomma, che ci piace molto e che cerchiamo di, a cui cerchiamo sempre in qualche modo, cerchiamo di mettere legni a questo mondo, e quindi veramente ci siamo trovati in maniera, direi, abbastanza naturale su questo. Devo anche iniziare con una domanda, mi sono chiesto, allora la domanda è proprio qua, perché Simona, oltre a essere l'artista che conoscete, cantautrice e jazzista, insomma, da queste facce, che lei ha tante facce, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, insomma, poi si può parlare di tutte queste facce, però è anche una appassionata, una studiosa, una divoratrice di musica, anche spesso nord europea, come dicevamo, e quindi è anche quando uno ha un dubbio, dice: senti, ma Simona, questo qua è bravo, e lei ha 8 album, dico, un nord europeo sconosciuto, e quindi è anche una appassionata vera. Detto questo, una delle cose che mi ha stupito di più quando ho conosciuto Simona Molinari è stato quando abbiamo in qualche caso provato a mettere giù qualche nota, qualche parola insieme, ancora non è successo tante volte, però un paio di volte è successo, e è stato capire come lei scrive le melodie. Io credo sia una straordinaria melodista jazz in canzone, e tutto questo sgorga dalla sua voce, cioè, nel senso, io stavo lì con la chitarra, mettevo un accordo e lei, senza elucubrazioni, senza pensarci tutta la notte, aveva tirato giù una melodia contorta, cioè complessa, quindi jazzistica, ma estremamente fruibile. Allora volevo capire da lì, partire da lì, come nasce in te la capacità di trovare sempre una chiave difficile e facile nello stesso tempo. Wow, intanto ti ringrazio per il complimento, è bellissimo. Un po' esce, credo che sia quello che, cioè, mi viene molto spontaneo. Quando scrivo, in realtà parto nella mia testa sempre da un pensiero ritmico, perché per me alla base della musica c'è
il tempo, prima di tutto, poi c'è la melodia, poi questa è la mia ovviamente visione per la mia musica, c'è il tempo, la melodia e poi l'armonia, che per invece magari per te è il contrario, nel senso ognuno ha i suoi. E quindi partendo da una scansione ritmica, gioco, come dicevi tu, mi considero effettivamente una divoratrice di musica, ascolto proprio tantissima musica, un po' di tutti i generi, ma soprattutto ovviamente del mondo del jazz, e ho una collezione infinita di vinili di jazz e di dischi che riguardano questo mondo, e quindi sarà che ascoltando poi fai tu tante cose, e quindi quando poi apri la bocca per cantare dimentichi tutto quello che hai ascoltato e esce fuori qualcosa che è un po' quello e un po' quello che sei tu. Non so neanche io come funziona. Simona, io sono uno dei tanti che è rimasto fulminato da tua, e per molti motivi, sono detto un sacco di cose che mi piacciono, e in particolare vorrei capire come è nata la collaborazione con Peter Cicotti e perché tu abbia scelto proprio quel brano In cerca di te, che insomma, a parte essere il mio coetaneo, ma insomma è molto particolare. Sì, in realtà devo dire sono legata, sono una persona molto vintage in tutto proprio, e quindi sono molto legata a forse quello che appunto era un periodo che nel mio immaginario, ovviamente attraverso quello che mi è arrivato, attraverso i racconti dei miei nonni, attraverso quello che ho visto nei film, quindi l'Italia del dopoguerra credo che sia stata il momento di rinascita dell'Italia, credo sia stato bellissimo. E quindi e questo è successo soprattutto anche nella musica, quindi io l'ho visto, l'ho sentito attraverso la musica, e di quel periodo proprio devo dire avevo sempre dei vinili proprio di quei periodi, e tra queste canzoni una che mi piaceva particolarmente era proprio In cerca di te, che poi era una canzone triste, è una canzone triste perché appunto è lui che gira, esatto, e ho cercato di fare di quella canzone, di portarla come sto cercando di fare con lo swing, di portarla comunque ai tempi d'oggi, sia in maniera musicale, quindi inserendo l'elettronica e rendendola così più con un beat più forte, e poi anche a livello diciamo appunto come mood, perché quello stesso testo può essere visto in quel momento in quel modo, io l'ho fatto mio, e quindi ricordando il primo amore con leggerezza, anche con quello che ti ha lasciato di bello. E Peter come arriva in questa operazione? E Peter, io ero una sua fan, e in realtà quel brano in particolare lui era venuto per registrare un altro brano del disco, che è sempre all'interno di Tua, e tra quelle registrazioni, dato che questo brano Cerca di te ci era piaciuto davvero tanto come era uscito fuori, e quindi abbiamo detto, lui lo ha sentito, gli è piaciuto, e quindi ha detto proviamo a vedere quello che viene in studio, ma proprio in un pomeriggio in studio, e poi quello è stato proprio il singolo di uscita dell'album. Grazie. Conducimi un'altra esperienza, che è quella del pezzo che ha portato Sanremo, scritto, è un inedito praticamente delle Luttazzi, sì. come hai beccato questo grazie a Rossana Luttazzi, che è una persona speciale davvero, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, in seguito alla sua proposta appunto mi ha proposto alcuni di questi brani inediti, in particolare due mi hanno colpito in particolar modo, quindi Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Buonanotte Rossana, che ho inserito nel mio disco, sì. E anche Dottor Jekyll e Mr. Hyde è stato messo in un altro disco dedicato alle Luttazzi, dove c'è addirittura proprio la sua voce che fa skit sul suo brano, ed è stato un po' come duettare con lui è, ovviamente fa parte sempre di quell'Italia che mi piace, quindi è stato abbastanza anche automatico. Poi in particolare il titolo Dottor Jekyll e Mr. Hyde per una serie di circostanze era proprio, come si suol dire, azzeccato. Cioè c'era una registrazione.
registrazione con la voce sì, di lei. Sì, esiste una registrazione. Sì. Sì. Nella parte strumentale lui cantava, faceva delle cose con la sua voce e l'abbiamo reinserito. Tu hai cominciato a cantare molto presto, a 8 anni ho letto sì. nella scheda e appunto il musical, il jazz ti ha appassionato subito. Sì. Però poi sei anche approdata alla musica classica. Prima, ancora prima. Prima ho iniziato con la musica classica, poi la musica classica mi teneva un po' legata a certi schemi, fino a quando ho scoperto una musica che ti lasciava libera di improvvisare, appunto, creare melodie su armonie spettacolari, e quindi ho scelto la libertà. Avete domande per Simone Molinari? Non fate ressa, uno per volta. Uno alla volta. Paolo Talacca. Allora, dov'è Lea col microfono? Cioè, è una che ormai... Scienziatela. Domanda? Scusami. Potrei cantare delle canzoncine? Ciao, allora, siccome oggi è un po' la giornata, il mood cinese, no, che ci ha preso stamattina... Tu sei stata in Cina, hai cantato, insomma, anche fatto concerti, eccetera. Sì, stamattina Francesco Bacinci diceva che farà una tournée e canterà in italiano perché loro sostanzialmente sono molto affascinati dalla lingua italiana, dalla storia del melodramma, eccetera. Tu ci puoi dire qual è la tua esperienza, qual è stata, cosa si prova a cantare in italiano, le reazioni, insomma? Ma sì, devo dire che è stato divertente. Quando hai un pubblico davanti in cinese, intanto prima di tutto non capisci se dormono o che stanno così. Dici, ma starà piacendo, poi però invece sono bellissimi. E devo dire è stato proprio, cioè, mi ha colpito veramente tanto, perché appunto io cantavo in italiano e alla fine mi sono venuti a dire in una lingua che è simile all'inglese e molto cinese. Che gli sono piaciuti particolarmente i miei brani, che non importava la lingua, ma che quello che volevo esprimere arrivava anche senza capire le parole, e questo credo sia veramente un miracolo che solo la musica riesce a fare. E poi proprio per ringraziarli di tutto questo, la quinta volta che sono stata in Cina ho imparato una canzone in cinese e ci ho messo un mese. Sì, io ho qualcosa da chiedere, cose che so, però uso il microfono per chiedere cose che magari non so. Allora, un'altra delle peculiarità, secondo me molto bella, di Simone Molinari, è che ha da sempre una band che si chiama La Mosca Jazz Band, poi ci spiegherai perché si chiama La Mosca magari, che porti con te veramente da sempre, da prima di essere conosciuto, da prima di fare tantissimi concerti. Allora, visto che poi ho avuto modo quest'estate anche di conoscere, sono tutti dei bravi musicisti e anche dei bravi cazzari, insomma, anche gente che beve bene, sa stare al mondo. Sa stare al mondo. Ecco, volevo capire come mai, appunto, non è facile portare appresso tanti anni più o meno la stessa band. Devo dire che in questo loro sono spettacolari e ho questa fortuna veramente, anche con lo staff, lo stesso mio produttore, siamo prima di tutto amici e poi colleghi, e questa è una grande fortuna, perché comunque divertirsi sul palco, cioè questo mestiere si fa se prima di tutto ti diverti, cioè non è un mestiere che tu fai perché è lavoro, lo fai se non ti diverti, è la condizione sine qua non, se no se tu non ti diverti non puoi far divertire gli altri, quindi essere su un palco ed essere lì con persone che stimi e con le quali stai bene è fondamentale, e quindi devo dire che è come una grande famiglia, quindi ecco, ci sono le litigate, ci si riappacifica, però è come una famiglia, amore e odio, ma tanto amore però,
e soprattutto la voglia di costruire qualcosa insieme, e per costruire qualcosa ci vuole il tempo, quindi non si può cambiare una band ogni anno, bisogna costruirsi piano piano anche nei rapporti, e questa è una cosa che facciamo tutti. La Mosca? La Mosca Jazz Band, perché ovviamente la Molinari si prende solo con la Mosca. Non è sua la Sambuca? Non è mia purtroppo la Sambuca, no, non c'entro niente. Va bene, allora se non ci sono altre domande, intanto salutiamo Simone che ritroviamo stasera al Teatro del Casinò. In cinese, non sono stasera. In cinese. Non canterai. Questa sera la canzone in cinese non la canterò perché non ho il tempo materiale, ma giuro che l'ho fatto. Grazie.